secondo successo consecutivo, partita magari non bellissima, però si diceva da studio di sostanza, il mio giudizio è che il Pescara proprio poteva essere un po' più bravo con la qualità ad eludere la pressione della Pistoiese. Quando ne vogliamo, a me basta la vittoria, quindi va bene così, perché la Serie C è questa, l'abbiamo vista, quando abbiamo cercato di fare troppa qualità abbiamo preso i gol, quando abbiamo cercato di non essere tanto cattivi abbiamo perso dei punti per la strada, quindi magari tutte le partite così e portiamo a casa il risultato. Quanto è contento di questo Pescara 2, 2 nel senso a seconda fase del campionato, con tanta linea verde, con tanti giovani in campo? Ma l'ho detto già l'altra settimana, per me è una grande soddisfazione vedere in campo tanti ragazzi, quindi è una grande soddisfazione e sono contento. Blindata la zona playoff, però le prime posizioni, quelle per la promozione diretta, sono troppo lontane, d'accordo? Assolutamente sì, però noi guardiamo quello che dobbiamo fare, cerchiamo di arrivare più avanti possibile e poi ce la giochiamo con tutti. Cosa è successo in settimana con il Tribunale dell'Aquila sulla questione bilanci? Ieri la società ha fatto un comunicato, magari il Presidente può spiegare ai nostri telespettatori. Ah no, il comunicato parla chiaro, perché se leggete la sentenza vi rendete conto che, anzi, un tuo collega, forse proprio Massimo, mi ha detto: ma come, quello va bene, quello va bene, quello va bene, il bilancio è nullo. Faremo appello, perché siamo assolutamente tranquilli sull'argomento, poi in settimana vi farò fare 4-5 risate. Che cosa? Ci anticipi qualcosa? Non anticipo nulla. In settimana vi farete 4-5 risate come si deve. Allora, attendiamo su questa cosa, quindi non è affatto preoccupato sulla situazione bilancio? Ma no, perché ripeto, la continuità aziendale di questa società la dice lunga sul fatto che se i bilanci sono nulli o non sono nulli. Se fossero stati nulli o addirittura falsi, probabilmente non staremmo qui oggi. Non è così, perché se una voce si può mettere in un anno, si può mettere anche in un'altra. Se io faccio una previsione come amministratore di recuperare le imposte anticipate e poi realmente le recupero, vuol dire che la mia previsione è giusta. Se poi invece bisogna ragionare su tutte le cose, vuol dire che le società le devono gestire gli altri, non gli amministratori. Noi abbiamo fatto tutte le cose che ci erano consentite e le abbiamo fatte nella massima correttezza, prima e dopo. Quindi io, siccome non sono uno che sputa nel piatto dove mangia, come qualcun altro, io dico prima e dopo. Anzi, prima, durante e dopo. Presidente, prima di dare il microfono allo studio, se ci sono delle domande, volevo chiederle se, rispetto a 2 settimane fa, quando lei proprio qui in nostra impostazione ha detto: io sto cercando di vendere la società. Guarda, non cambia nulla. No, si è trovato qualcosa? No, non ho trovato ancora nulla, ma ci sto lavorando. Io ci sto lavorando fortemente, quindi non è che cambia qualcosa, perché vedete, qui purtroppo non è che Pescara è ostaggio di Sebastiani, il contrario, perché è Sebastiani che è ostaggio del Pescara, che se vi leggete le norme di come si possono vendere le società vi rendete conto che oggi le proprietà sono ostaggio dei club e non viceversa. Quindi per me, io ci lavoro e ci lavorerò fino a quando non troverò qualcuno serio che compri il Pescara. Poi ribadisco, se le persone che urlano, che gridano, hanno qualcuno anche loro, io sono a disposizione e metto a disposizione le mie quote, che sono la maggioranza, quindi possono fare quello che vogliono. L'ultima da parte mia: se sta già pensando comunque a qualche aggiustamento di mercato, manca poco, mancano 10 giorni. Finiamo i 10 giorni, poi vediamo. Qualcosa ci può anticipare? Ma può essere pure che fra 10 giorni non c'è più Sebastiani, ce n'è un altro, magari fa uno squadrone della Madonna e vince tutte le partite, o magari rompe tutto e quest'altro anno giochiamo da un'altra parte. Molto misterioso Massimo, il presidente, questa sera. Le lascio l'auricolare. Sì, io volevo fare un attimino che mette l'auricolare il presidente. Aspetta Massimo, sì, aspetta. Sì. Ok, ora ti sente. Punterete, ecco, faccio una domanda proprio sul mercato, mi riallaccio a quello che chiedeva Enrico. Punterete sui giovani anche a gennaio? Massimo, ho appena risposto a Enrico, mancano 10 giorni, in 10 giorni può succedere di tutto, poi fra 10 giorni vedremo su chi puntare. Io, se fosse per me, solamente per me, punterei sui giovani, perché da 3 anni a questa parte, da quando mi sono snaturato per andare a prendere giocatori di nome, non giocatori che hanno fame, hanno voglia di lottare fino alla fine, e mi sono trovato in Serie C, quindi io, per me, i giovani sono sempre stati al primo posto e lo saranno sempre. Quindi se troviamo giovani validi, è chiaro che non è che bisogna avere un 2002, bisogna avere un 2002 forte. Se si trovano quelli forti, io preferisco prendere i giovani sicuramente. Pandolfi? Strada Pandolfi? Attaccante. In questo momento non faccio nomi, non dico nulla, perché ripeto, può darsi pure che fra 10 giorni non ci sarà più Sebastiano al comando, quindi arriverà qualcun altro e qualcun altro farà la squadra.
Studio? Ecco Fabio. Ciao Press, no, io prima che tu entrassi in collegamento con Enrico ho detto le stesse parole che hai detto tu, che oggi è stata una vittoria importante, una vittoria di un campionato difficile e l'unica cosa che mi sento di dire è che magari rispetto agli ultimi anni quando magari si è cambiato l'allenatore forse a volte un po' frettolosamente, in questo caso io ho sempre cercato di difenderlo e sono contento che anche tu come società in questo caso hai cercato di continuare questo progetto, perché secondo me al di là che poi siamo un po' in ritardo in classifica è un allenatore che ha competenze, che ha qualità e ti faccio i complimenti per averlo fatto lavorare, per cercare di continuare un discorso avviato in estate. Ah, grazie Fabio, sono belle parole perché, ripeto, purtroppo a Pescara parlare di progetti è sempre difficile perché poi si perdono due partite e mettono tutti sulla graticola e quindi è difficile mantenere gli equilibri. Però forse anche visto il momento, viste tutte le contestazioni, visto anche il lavoro che sta facendo il mister che io vedo giornalmente, è giusto che si vada avanti su un progetto, perché se no poi è facile parlare di progetti, poi due partite che perdi metti tutto in discussione e cambiamo tutti e ricominciamo sempre da capo. Guardiamo chi fa i risultati nel calcio, sono sempre, quasi sempre squadre che hanno impostato un progetto e lo portano avanti per più anni, poi qui purtroppo la pazienza non c'è, però è un problema di altri, non è sicuramente un problema mio.